Carissimi alunni delle classi prime, eccoci qui ad imparare un brano nuovo. Il brano si trova a pagina 73 del volume A e si chiama Whenever, Whenever. È stato, diciamo, cantato un po' di tempo fa dalla notissima cantante pop Shakira, che ne ha fatto una hit internazionale. Bene, ora lo vado a eseguire alla tastiera. Farò, come al solito, un piccolo accompagnamento con la mano sinistra. A me interessa che voi facciate ed eseguiate il brano solamente con la mano destra. Bene, si parte. Sì, do, do, do. Sì, la, la, la. Mi, sol, mi, re, sì, do, do, do. Sì, la, la, la. Mi, sol, mi, re, mi, sol, mi, sol, la, re, 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 da capo, sì, do, 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 sì, la, la, la. Mi sol, mi, re, sì, do, 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 sì, la, la, la. Mi, sol, mi, re, sol, mi, sol, la, 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 re. Eccoci qua. Il brano è questo, andrebbe ripetuto 3 volte, ma a me interessa, voi lo facciate 2 volte solamente e sono già più contento. Metto in pausa un attimo il video e poi riprendo la spiegazione del brano stesso. Allora, questo brano ha 2 difficoltà. La prima difficoltà è che insiste sulle note Mi basso e Re basso. Sono una costante di tutto il brano, che appunto ci ripropone spesso. E poi l'altra difficoltà sono le pause. Sono le pause da un ottavo, che compaiono anche queste durante tutto il brano. In tutte le linee ci sono queste pause. Allora, la caratteristica di questo brano è la seguente: vi è un inciso che dura 2 battute, che dà proprio il senso del brano. Allora, questo brano non fa così, non fa sì, do, 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 sì, la, la, la. Assolutamente no, perché si parte con una pausa, ovvero sì, do, 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 sì, la, la, la. Eccolo qua. Questa è la caratteristica principale del brano. Quando noi la facciamo sentire bene questa caratteristica, il brano ha il suo significato completo. E questa caratteristica si ripropone anche alle ultime 2 righe, che sono uguali. Vi faccio la terza riga, sol, mi, sol, la, re. Non è sol, mi, re, sol, la, re. Assolutamente no, è sol, mi, sol, la, re. Appunto, è fondamentale far sentire la pausa che c'è in battere del movimento. Eccoci qua. Bene. Altro trucchetto che vi posso dire, le righe sono uguali a 2 a 2, quindi la prima è uguale alla seconda e la terza è uguale alla quarta. Bene, adesso vi faccio un solfeggio cantato ad un ritmo più lento rispetto a quello che l'ho eseguito, perché vi ricordo, come ho già ripetuto in altre occasioni, che imparare un brano lentamente ci permette di assimilarlo meglio e assimilandone anche le difficoltà. Così che quando noi aumentiamo di velocità, le difficoltà di questo brano vengono superate facilmente e agilmente. Bene, mi prendo la nota e vi faccio il solfeggio cantato ad un ritmo, ad un tempo più lento.
quattro, sì, do, sì, la, mi, sol, mi, re, mi, re, sì, do, sì, la, mi, sol, mi, re, mi, re, re. Sol, mi, sol, la, 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 re. Eccoci qua. Il brano termina così. L'ho fatto una volta solo, al solfeggio cantato, e va più che bene così. E quindi, niente, io vi saluto, vi dico sempre che siete stati bravissimi a, diciamo, eseguire i brani imparati fino ad ora, soprattutto con questa nuova modalità di apprendimento, che non è affatto facile e scontata. Ecco, io vi auguro di continuare così ad impegnare come lo state facendo. E niente, vi do un appuntamento ai prossimi brani e ai prossimi video.